E ben ritrovati amici di InTech, io sono Filippo, io sono Mirko. Guardate un po' che nuova location oggi, professionale, ma oggi non siamo qui per parlarvi della nostra location, ma siamo qui per parlare di ben altro anche rispetto a quello a cui vi abbiamo abituato, perché oggi parleremo di qualcosa un po' particolare rispetto agli standard. E di cosa parliamo? Parliamo ovviamente, o meglio, è poco ovvio, ma ve lo sarà breve, di Canix Play. Che cos'è Canix Play? In pochi lo conoscete, molto sicuramente, anzi, non avrete mai sentito nominare, e quei pochi che l'hanno sentito nominare sono ben lontani dal dirlo agli altri, visto che il rischio di chiusura a causa proprio del passaparola è bello alto, abbastanza. Ma non vi allertate, non c'è nulla di illegale, quindi ciò che... almeno non nell'applicazione direttamente, poi. Ciò di cui parleremo oggi è tutto lecito e... non ci assumiamo alcuna responsabilità, anche gli autori di Canix Play non vengono a noi a dire che la causa della chiusura è il nostro video. Quindi. Fatto questo piccolo fuori onda, cameraman, ci pensi tu a tagliarlo? Ah giusto, noi non ce l'abbiamo il cameraman. Troppa professionalità poi. Bene dai, iniziamo seriamente, ma prima, sigla. Dunque, se la vostra passione sono i film o le serie TV, sicuramente vi sarete interessati almeno una volta nella vita a Netflix, Prime Video, Apple TV e tutti quei servizi di streaming legale. E saprete benissimo che costano. A venirci incontro però, a venire incontro alle nostre passioni e a venire incontro anche al nostro portafoglio soprattutto, c'è un'applicazione legale disponibile gratuitamente sul Play Store ed è anche italiana, ragazzi, il nostro made in Italy. Parliamo di Canix Play. Canix Play è un'applicazione molto simile a Netflix che consente di fatto di accedere ad un catalogo vastissimo, e anche con lui abbiamo controllato, il catalogo è più vasto di quello di Netflix, Prime Video, Apple TV e Disney Plus messi insieme, una cosa assurda. Il perché lo spiegheremo dopo e anche come funziona Canix Play, forse non tutti vorranno sentirlo, ma lo spiegheremo dopo. Quindi potrete accedere gratuitamente a questo catalogo senza pagare di fatto nulla, perché non è presente nemmeno la pubblicità, quindi non ci sono, come dire, costi nascosti, ecco, non in termini economici ma in termini di privacy. No ragazzi, non c'è pubblicità, non c'è assolutamente nulla, praticamente l'interfaccia anzi è uguale a quella di Netflix di fatto, il che sembrerebbe strano essendo un'applicazione gratis, però di fatto è così. Questo catalogo è vastissimo e ciò che vi stupirà ancora di più è che non solo si trovano film disponibili al cinema davvero da pochissimi giorni, ma vi si trovano anche in 4K, in altissima qualità, in alta definizione, ed è una cosa sbalorditiva per un'applicazione gratuita anche priva di pubblicità. Visto che Netflix per il 4K bisogna pagare l'abbonamento da 15 euro, quindi essendo gratis è una cosa sbalorditiva, se vogliamo. Adesso quindi facciamo però un salto indietro e vediamo come funziona Canix Play. Per Canix Play basterà semplicemente registrarsi scaricando l'app dal Play Store, si entra, si fa il login o la registrazione, magari a seconda se vogliate fare l'account Google e quindi il login con quello, oppure registrarvi semplicemente con email e password. E una volta entrati, avrete a disposizione il catalogo di Canix e pronti a vedere la vostra serie TV preferita. In tutta comodità, in tutta facilità, visto che la navigazione nel catalogo è davvero a prova di bambini sostanzialmente. Meglio di Netflix a momenti. Però lo streaming quindi è completamente gratuito. In realtà è anche possibile sottoscrivere un abbonamento, quindi un piano d'abbonamento, 1,50€ al mese in realtà, quindi praticamente... il costo di un caffè al mese di fatto, sì, meno di Spotify praticamente, cioè 1,50€ al mese, e avrete accesso a poter usare l'account su qualsiasi dispositivo voi vogliate. Potete fare il download dei vostri contenuti, quindi non solo vederli gratuitamente ma anche scaricarli, ragazzi, gratuitamente. Di cosa stiamo parlando? E infine anche il mirroring su dispositivi come il Chromecast gratuitamente. Gratuitamente perché di fatto questo 1,50€
viene giustificato come costo di mantenimento del servizio. Poi il resto, quindi questi benefici, vi vengono dati tra virgolette in omaggio, come segno di fiducia da parte del creatore dell'applicazione. È una cosa davvero assurda. Noi vi consigliamo di provarlo perché, come vedremo a breve, di fatto non è l'applicazione ad essere illegale. Si è posso... quello che sta dietro l'applicazione che è poco legale, diciamo. Ecco. E adesso Mirko vi spiegherà cosa c'è dietro l'applicazione. Ti passo il testimone. Praticamente, di fatto, questa applicazione non è niente che un tramite, ovviamente, come anche Netflix, tra un server e il client, che siamo noi. Noi siamo quelli che richiedono la serie TV, quindi la serie TV preferita, il film che vogliamo vedere in quel momento, eccetera. Quindi il contenuto. Il contenuto che si trova su un server. Nel caso di Netflix sono dei contenuti che si trovano sui server proprietari di Netflix e che ovviamente, a cui ovviamente pagano i diritti d'autore. In questo caso CanXPlay si appoggia su altri server che non sono proprietari, quindi loro non hanno nessuna responsabilità, non stanno facendo niente, quasi niente di illegale se vogliamo, e si appoggiano sui server di alta definizione. Servizio che molti di voi conosceranno bene, ragazzi, questo lo conoscete. Questo lo conoscete, è stato chiuso numerose volte e riapre come tutte le cose legali su internet, ovviamente. E si tratta di servizi in streaming che però sono accessibili solitamente solo dal browser sul loro sito ufficiale alta definizione. Tramite questo software invece è possibile prendere i dati che si trovano sui loro server senza vedere pubblicità e altra roba direttamente sul loro software, che è CanXPlay. Quindi, tirando le somme, fondamentalmente possiamo dire che CanXPlay non è un'applicazione che sia illegale, semplicemente prende dei servizi che sono offerti da un'altra persona e li rende disponibili a chi possiede quell'applicazione. Quindi di fatto l'illegalità sta sui server di alta definizione, non perché ci sono i film, ma perché non vengono pagati i diritti d'autore di quei film. E quindi di fatto potete scaricarla tranquillamente, non rischiate nulla né voi, e se è rassicurante neanche il proprietario o gli sviluppatori. Motivo per cui ancora non è stata rimossa né dal Play Store né dall'Apple Store, o meglio... appunto da App Store, e forse non è possibile farlo, però nonostante non di legge, quindi nonostante comunque Apple abbia sempre paletti abbastanza ristretti per quanto riguarda la sicurezza, o anche come discorso Fortnite ha fatto Epic Games quella violazione Apple è intervenuta davvero subito. Invece, se a distanza ormai di mesi dall'uscita dell'applicazione non sono state prese misure, significa che effettivamente l'applicazione non ha nulla di illegale in sé. Poi è la provenienza del filmato, la provenienza del file a essere illegale, ma non è una non cosa sta che riguarda... al Play Store, diciamo, indagare. In conclusione, CanXPlay è un'applicazione estremamente utile, gratuita, e che siamo sicuri che tutti voi apprezzerete. Anche chi magari è possessore di un abbonamento a Netflix, il catalogo di CanXPlay è infinitamente superiore a quello di Netflix. Si trovano anche chicche uscite al cinema 30-40 anni fa. Parecchio, è una cosa davvero assurda, proprio perché si basa su dei server che contengono contenuti immensi, praticamente, un catalogo immenso. Anche perché non li pagano, quindi non li costate di tanto. L'abbonamento premium è consigliato fino a un certo punto, nel senso che comunque se siete interessati al download, magari a fare appunto il mirroring su un Miracast, un display con Miracast, oppure su un Chromecast, quello che volete. Che in realtà, non esistendo l'applicazione versione TV, potrebbe essere utile per molti, però comunque se invece siete intenzionati solo ad utilizzarlo sullo smartphone, non conviene. Certo, è €1,50 al mese, quindi in realtà anche magari per così appoggiare gli sviluppatori che comunque un po' di tempo per fare l'applicazione l'hanno persa, però oltre a quello niente di più. €1,50 al mese, se volete appunto dare questo supporto agli sviluppatori, alla fine è una cifra che si dà a cuor leggero, dai ragazzi.
Quindi speriamo che questo video vi sia stato utile. È più breve rispetto al solito, perché è un argomento diverso rispetto al solito, però comunque, essendo anche un servizio legale, ci sentivamo di condividerlo con voi. Non c'è nulla di male, alla fine è un'applicazione normalissima come tante altre. Dunque ragazzi, dai, per oggi è tutto. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo con gli amici, perché piacerà a tutti questo video, dai, diciamocelo. Quindi, ci vediamo in un prossimo video. Magari date un'occhiata anche agli ultimi usciti, alla nostra recensione del Nitro, che comunque vi lasciamo qua sopra. Nitro 5, mi raccomando ragazzi, dateci un'occhiata al nostro primo lavoro. Ci teniamo particolarmente ad avere un feedback. Ci sono anche gli altri video di Stefano usciti di recente. Ci vediamo prossimamente, dai ragazzi. Per oggi è tutto. Un saluto da Filippo e da Mirko.